Benevento, 12 marzo 1990. Da lì a pochi mesi l'Italia sarebbe cambiata per sempre. Il nostro paese ospitava per la seconda volta nella sua storia il massimo evento sportivo europeo, i mondiali di calcio. Italia 90 segna l'inizio di una nuova era calcistica e non. Due anni dopo sarebbe scoppiata Tangentopoli, Berlusconi sarebbe entrato in politica e con la fine della Prima Repubblica il bel paese non sarebbe stato più lo stesso. Ma questa è un'altra storia. Siamo in Campania, in una delle città più belle di quello che fu l'impero romano. E un bambino di nome Alessio nasceva nel segno di Schillaci. Totò era un meridionale, uno qualunque, ma che aveva una gran voglia di fare gol come mai nessuno. Sulle note di Un'estate italiana, cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, proprio in occasione del campionato mondiale di calcio, venivano alla luce i vari Balotelli, Gagliolo, Immobile, Pinzolio, Viola, Paloschi, Marrone, giusto per citarne alcuni, non dimenticandoci assolutamente del nostro Alessio. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più. 2006, scoppia a Calciopoli e l'Italia, guidata da Marcello Lippi, sale per la quarta volta sul tetto del mondo, sopra il cielo di Berlino. Alessio è un ragazzino cresciuto a pane e pallone, ha un sogno, salire anche lui sul tetto del mondo, perlomeno arrivare a giocare in Serie A. A 16 anni, durante un allenamento, si sente toccare la spalla e Alex Del Piero, uno dei campioni più forti di tutti i tempi, reduce dal vittorioso mondiale tedesco, Pinturicchio gli tende la mano. Benvenuto Ale, qui sei alla Juve, allenati forte. Alessio, incredulo, goffamente quasi si dimentica di allacciarsi gli scarpini, non poteva essere vero. La Juventus era in B e Alessio aveva davanti a sé campioni con i quali crescere e imparare a vivere le pressioni. Di un grande ambiente, di un grande spogliatoio. Lui era un fantasista, uno puro, estro e classe, pochi eccessi fuori ma tanti in campo. Era quel ragazzino di 14 anni che aveva lasciato la Campania per inseguire le proprie aspirazioni in maglia bianconera. Alla Juve il nostro Alessio non era solo, con lui c'era il suo conterraneo Ciro, un ragazzino biondo con la sindrome di Schillaci. Vi ricorda qualcuno? Un attaccante devastante sotto porta. Nessuno dei due avrebbe potuto minimamente pensare che Ciro un giorno avrebbe segnato oltre 222 reti in carriera, arrivando a vincere una scarpa d'oro davanti a Lewandowski e Ronaldo. Ma questa, signori, è tutta un'altra storia. Alessio per un momento si perde, pur consapevole del suo talento. È il destino dei numeri 10, è il destino dei poeti, di coloro che non si limitano a giocare, ma anche a far giocare e divertire. La Juve lo manda in prestito, convinta che avrebbe fatto ritorno dopo aver maturato la giusta esperienza nei campi di Serie C. Ma così non fu. Botte e legnate sono deleteri per un fantasista quale Alessio, che non riesce ad esprimere il proprio estro, arrivando a meditare anche un prematuro ritiro dal calcio. Giovanni Colella, suo allenatore ai tempi del Renate, gli ridona il sorriso, ma Alessio incappa in un brutto infortunio ed è mister Mariocchi a risollevarlo con la più classica delle medicine per un numero 10, la fantasia. Alessio è ancora quel ragazzino di 16 anni incredulo alla presenza di Del Piero, è quel numero 10 vintage che non smette mai di stupire e di stupirsi. Alessio è un artigiano di un ruolo antico che ad oggi viene tramandato sempre meno. Alessio è anche un testardo che alle volte si dimentica di giocare semplice, se ne rende conto, ci viene su e poi torna a guardare i compagni. Alessio avrebbe fatto vibrare lo Zac e sicuramente ci sarà l'occasione per vederlo all'opera. Alessio avrebbe voluto arrivare in Serie A, vestire la 10 della Juve con il benestare del suo idolo Del Piero. E magari si diverte pure a giocarle nella sua testa alcune storie mai accadute, segnare con la maglia della nazionale al fianco del suo amico Ciro, come facevano sui campetti di provincia insieme. L'avvocato Agnelli, nato nel suo stesso giorno 100 anni fa, ironia del destino, battezzò Baggio come Raffaello e Del Piero come Pinturicchio. Tanti auguri Alessio, Foggia è felice di avere il suo Michelangelo e che questo sia solo l'inizio per delle notti magiche da vivere assieme a tinte rossonere.